dalla riflessione anche critica, dal dissenso, dal dire aspetta un momento perché non sono d'accordo su questo, questi entusiasmi sono come una vampata, c'è sempre il rischio che possano finire alimentando però frustrazione e delusione, che poi è una delle insidie peggiori della democrazia. Riposati. Allora, il... Prego. Allora, adesso io faccio questa domanda qua. Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico. Diciamo che è un movimento politico perché non è verticistico, diciamo una struttura orizzontale, non si sente. Volevo sapere da lei, professore, perché il Movimento 5 Stelle non si chiama partito, ma movimento politico. Qualcuno l'ha spiegato dicendo i partiti sono delle strutture verticistiche, piramidali, mentre il 5 Stelle, non essendo un partito, è una struttura orizzontale, quindi è diverso dai partiti. Io le chiedo, è questa l'unica motivazione che possiamo dare a questa cosa, oppure ce ne sono altre di cose da capire, perché per noi non si può parlare di partito, lo stesso Beppe Grillo dice non esiste il partito Movimento 5 Stelle. È una domanda che, di cui ti ringrazio, ma che coglieremo occasione per approfondirla in separata sede. Non vogliamo entrare nel merito del Movimento 5 Stelle, perché non è un partito semplicemente perché non è stato costituito come partito. Non voglio entrare nel merito della domanda, anche se meriterebbe un approfondimento, ma non in questa sede. Tra parentesi, no. Ne possiamo parlare in maniera sì, davanti io... di dire. il professore non è del Movimento 5 Stelle, quindi non è un. È uno che ha seguito le vicende del Movimento 5 Stelle, d'altronde si sta. Se possiamo fare una riflessione brevissima di carattere neutro, possiamo dire che cosa? Adesso devo fare riferimento, no? Non nostalgico, a un momento particolare. Bottega Oscure, scuola di formazione del PC di Berlinguer, preistoria, le sezioni, la cellula di un partito, le federazioni, il primo tessuto, il comitato centrale, l'organismo generale. Quando io frequentavo questa benedetta vita di sezione berlingueriana, la sera ci si incontrava con, si usava il termine compagno, absit in iulia verbis, lasciamo stare gli insulti, per poter discutere anche di articoli impegnativi, perché la politica era studio. Poiché tutto ciò purtroppo è miseramente naufragato, in quanto questi hanno trasformato le formazioni politiche di cui parla la Carta Costituzionale in comitati di affari, a destra, a sinistra, a centro, a manca, eccetera, è evidente che, poiché la parola partito è diventato un insulto, si ritiene che l'antidoto, il farmaco a questa degenerazione, almeno per porre un freno, un argine, sia soltanto un rapporto orizzontale, democratico, di ampia partecipazione. Io mi grido a registrare questo, non posso dire. Dobbiamo contenerti un attimo, c'è ancora una domanda da Rocco là in fondo. E poi vorrei ricondurvi un attimo ai temi del seminario. Vai, no. Professore. Vieni qua, vieni. Fatti sentire, no? Riallacciandoci al discorso di lotta. Fatti sentire anche dagli altri. Riallacciandoci al discorso di lotta, al discorso della. Al discorso della delega che si dà ad alcune persone a presentarci agli organi di controllo e tutte queste cose qua, riallacciandomi a quello che giustamente dice lei, ma non sarebbe più giusto votare, scegliere bene coloro che ci rappresentano e tutto il resto? Ma io ti voglio chiedere, il limite di questa forma di democrazia qui non può essere anche quella che io mi trovo davanti 3, 4, 5 persone e non me ne piacciono nemmeno una, perché io devo votare per forza una di quelle là? Cioè, non esiste, ci troviamo soprattutto quando ci capita il sindaco,
tu ti trovi davanti tre persone, ballottaggio l'uno o l'altro, ma se io non mi sento rappresentato da nessuno di questi due, come faccio? La mia libertà è soddisfatta davvero? Allora il limite di questa cosa non può essere questa. Io come faccio a scegliermi davvero chi mi deve rappresentare? Adesso proprio il porcello, vabbè, io non ne sono esperto, tu ti trovi delle liste, delle persone bloccate che tu non puoi scegliere, ti devi far rappresentare per forza da qualcuno. E non è questo un limite. Rocco. Grazie a Rocco per la domanda, grazie al prof ancora per le risposte, però capisco che tutto quello che noi stiamo chiedere i tempi per loro. Sì, ho già chiesto. Allora, infatti la questione è questa, è facile porre domande come quelle che sono state poste, perché le abbiamo tutti i giorni queste domande a cui vorremmo dare delle risposte, però lo spirito di questo seminario, almeno in questa fase qui, è quello di fare delle riflessioni che siano una base fondamentale per poter poi condurre tutte le persone a fare dei ragionamenti più, diciamo, approfonditi. Ma vogliamo aggiornare tutto la prossima settimana? No, non ce la facciamo, no, non è così, è per tutta una serie di motivi. Noi però proviamo a concludere, anche perché abbiamo la possibilità di farlo, ce la facciamo. Però, voglio dire, le domande di carattere politico, in senso generale, io le terrei un po' contenute. Era intelligente, non perché le altre non lo fossero, la domanda di Gianluca, che era pertinente alla questione della democrazia, no? Il professore parlava del popolo che non può essere perennemente in assemblea, e il metodo per poterlo tenere perennemente in assemblea è quello della rete, probabilmente. Ma anche lì ci sono delle contraddizioni. Per cui la cosa interessante è che in queste slide che abbiamo presentato sicuramente abbiamo stimolato un ragionamento che però coltiveremo, perché non vi dimenticate quello che ci siamo detti noi prima, che questi seminari non avranno il profilo di lezioni accademiche, assolutamente, non vogliono trasmettere un verbum dove il professore alla domanda sul movimento non può e non deve rispondere, secondo il mio modesto punto di vista, è la conversazione poi prosegue, perché noi qua altro non vogliamo fare è motivare le persone ad affrontare con diciamo uno spirito più critico ma anche più competente, conoscendo al meglio le tematiche della politica. Quindi intanto abbiamo toccato quella precedente, che era la rappresentatività e la delega con l'occhio, e poi uno dei grandi problemi del popolo, del leader, che il prof ci ha spiegato elegantemente anche citando il cavaliere da Piazza Venezia, eccetera, eccetera, per far capire un concetto fondamentale. Io direi di proseguire perché non abbiamo finito, e diventa ancora più interessante perché questo è un crescendo, è veramente un maestro d'orchestra il professor Rock, perché è un crescendo. Adesso vedrete, no, la slide è rappresentativa, ma quello che ne verrà fuori nella conversazione è ancora più stimolante. Per cui freniamo un attimo la critica politica che facciamo dei tempi nostri e cogliamo. Siamo brevissimi qua. Prego. Le due immagini sono pregnanti. Sarebbe interessante, quando conversiamo, lo facciamo, secondo me la rete in questo, Francesco, deve essere arricchita. Assolutamente, no? Sì. I tempi del potere. A sinistra i consoli della Roma repubblicana, a destra queste scene oscene che si sono verificate nel luogo più sacro della democrazia. Quando noi andiamo in un biennio della scuola superiore, uno spazio doveroso, a mio avviso, dovrebbe essere dato a comprendere, al di là delle date, delle battaglie, che pure sono importanti, a capire cosa sono gli ordinamenti e le istituzioni. Nella Roma repubblicana le cariche magistratuali, i consoli, i questori, i pretori,
sia quelli urbani che quelli peregrini, avevano degli incarichi annuali. E si affermava che devono essere collegiali, perché un solo console doveva essere controllato dall'altro secondo reciprocità, c'è di più. A Roma era prevista la figura del dittatore, quando per ragioni militari la città era in una condizione disperata e quindi affidava ad un competente di strategia militare l'incarico di salvare le sorti della patria. Bene, le leggi prevedevano che un dittatore non poteva rientrare in carica oltre 6 mesi. Oggi si dice ricambio della classe dirigente. Vedete che i nostri seminari hanno questo dinamismo interno che ci permettono di partire dalle radici per arrivare ai frutti del nostro tempo, anche e soprattutto i frutti malati. Quando si verificano scene come quelle, quelle scene lì, come minimo dovremmo mettere alla gogna morale i responsabili di ciò che si è verificato, ma anche di coloro che siedono sullo scranno più alto e che dovrebbero svolgere funzioni di disciplina e di controllo. La domanda è: ma coloro che stanno sullo scranno più alto hanno l'autorevolezza morale e politica per poter mettere alla gogna quei soggetti? O tutto il sistema si regge? Ecco la domanda. Allora, se i tempi del potere, qui secondo me il Movimento 5 Stelle è buon profeta di sviluppi successivi, significa che io non posso fare il politico di professione fino a quando la nera atropa non mi ghermisce e muoio. Perché oltretutto c'è un problema anche di senilità, scusatemi. E molto spesso i servizi di questi giornalisti, che sono poi anche di frontiera, quando vanno a fare giù a Montecitorio le domande di cultura banale, le risposte, questi non meriterebbero neanche la quinta elementare. Braccia sottratta all'agricoltura. Quello che è fondamentale è che ancora una volta il nostro percorso è un ripasso storico, perché quello che dice il Movimento, la non ricandidabilità eccetera, era già stato scritto, come la questione della Grecia, come anche una questione in cui ci siamo soffermati a parlare, la questione dell'astensione al voto. Mi piacerebbe che tu, visto che ci troviamo... L'astensione? Sì, tutti quelli che non andavano a votare. In antica Grecia che facevano quelli che non andavano a votare? Che cosa avevano... L'esercizio del diritto politico non era soltanto un diritto, era un dovere. È evidente che io non posso obbligare una persona a fare qualcosa che non intende fare. E tuttavia però già l'atmosfera educativa e formativa dovrebbe rappresentare una sorta di dissuasione. Se io non vado ad esercitare il mio diritto al voto, devo avvertire per me una diminuzio, devo sentire che io in quel momento non sono polites, non sono cittadino. La legge non ce lo può imporre, ma se l'atmosfera, Francesca, migliora, mettiamoci anche un po' di sano ottimismo in questo ragionamento piuttosto pessimista, noi creiamo le condizioni affinché tutti sappiano che il diritto di voto è una conquista storica, che è costata lacrime e sangue ai profeti della democrazia. Non possiamo buttarlo alle ortiche. È un ripasso, ancora una volta, di educazione civica, no? Perché uno dei passaggi su cui dobbiamo riflettere è che probabilmente chi è stato eletto, non dico adesso il governo dei tecnici, ma in precedenza è stato eletto con l'11% del consenso, il che significa che l'89% non lo voleva. E quindi pensate che razza di situazione anomala c'è della rappresentazione della democrazia, cioè l'astensione al voto come indecisione di chi non trova nel candidato quello ideale. Prego. No, faccio solo una considerazione. Ricordi quando... Strilla, però. Ti ricordi quando abbiamo fatto lo studio dei risultati elettorali, nella nostra poca capacità, perché ci siamo resi conto, per esempio, a Basto, no? Se si fa il calcolo, questo sindaco, ma non perché sia di una parte o dell'altra, se si fa il calcolo, 2 persone su 10 hanno dato fiducia a questa, 2,3, insomma,
sul totale delle persone. Quindi quello che dice Francesco si rispecchia, credo, dappertutto. Cioè significa che